Va bene, ok. Buonasera a tutti, intanto benvenuti a tutti e a tutte. Apriamo questa bellissima sera con un ciclo di incontri con Sergio Fontecchiaro di Bologna dal titolo Anni 70 e protagonisti dimenticati. Io mi presento, sono Magda Taverna, questa sera faccio, diciamo, la portavoce del gruppo MIR, di cui faccio parte, che è un gruppo di colleghi, amici e ricercatori che hanno fondato il corso di perfezionamento in teoria critica dell'università. La critica della società dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Per chi non ci conosce, il corso di perfezionamento nasce esattamente 10 anni fa. Eravamo insoddisfatti dal modo in cui si faceva teoria in università e l'idea era quella di provare a costruire uno spazio di elaborazione di idee, di esperienze e quindi immaginare dei luoghi di dibattito e di approfondimento grazie ai quali queste idee trovassero, diciamo, una loro circolazione. L'idea è quindi quella di fornire una strumentazione della teoria critica che vada a indagare quelli che sono i nessi profondi del reale, una teoria che quindi ci permetta di affrontare e comprendere il mondo contemporaneo, legato anche ad una prospettiva di un cambiamento della società. È un corso di perfezionamento multidisciplinare che mette insieme tante realtà diverse, con tanti anche docenti, ospiti, anche da altri atenei. E negli anni il corso è andato via via arricchendosi di proposte, iniziative e collaborazioni che hanno portato ad espandere sempre di più la sua rete. Potremmo dire che gli stessi moduli del corso sono, diciamo, una rappresentazione in continua evoluzione di quello che è il percorso, del corso di perfezionamento. L'obiettivo appunto non vuole essere semplicemente quello di trasmettere delle conoscenze o di arricchire l'offerta accademica, ma è un corso che vuole coinvolgere. Infatti, la finalità è quella di avere sempre delle voci, delle prospettive con cui dialogare e con cui condividere. Il corso è fondamentalmente un invito al pensiero critico, alle domande e alla complessità, dove gli approcci critici, sappiamo, non si limitano a un sapere astratto, ma nascono e si sviluppano da lotte e movimenti, quindi degli strumenti che mettano in rapporto parole e analisi con quello che sta accadendo nel mondo. Colgo poi l'occasione per ringraziare la Casa della Cultura di Milano perché appunto ci ospiterà per questi tre appuntamenti che aprono e danno il via alla decima edizione e per ringraziare l'autore di questi incontri, Sergio Bologna, che ci onora con il suo contributo estremamente prezioso. Spendo qualche parola per introdurre Sergio Bologna, sebbene probabilmente molto superflua, è una delle figure più importanti della storia del movimento operaio. E in qualità di storico ha partecipato ai cambiamenti epocali del lavoro tra il secolo scorso e quello attuale, anticipandone molto spesso le tendenze. Ha partecipato a una serie di esperienze straordinarie, quali Quaderni Rossi, Quaderni Piacentini, Classe Operaia, Potere Operaio. È stato fondatore e direttore di Primo Maggio, Officine Primo Maggio, e ha insegnato in diversi atenei in Italia e all'estero. Inoltre è autore dei più importanti lavori sul nuovo lavoro autonomo, sulle logistiche mondiali e sulle multinazionali del mare. Dal 1985 circa svolge attività di consulenza per grandi imprese ed istituzioni. In questa occasione vi invito anche a ritrovare quello che è il seminario che si è svolto proprio qui alla Casa della Cultura durante lo scorso anno, nel 2022, dal titolo Tra professione, vocazione e modi di fare storia, che è diventata poi anche una pubblicazione della collana dei Quaderni in teoria critica della società. Durante questi incontri, Sergio Bologna ha portato l'accento su quello che è l'uso pubblico della storia e sulla figura dello storico come militante, ripercorrendo anche quella che è stata l'esperienza della rivista Primo Maggio. Prima di lasciare la parola, segnalo infine che durante l'anno accademico organizziamo e proponiamo numerosi incontri, conferenze e presentazioni che sono aperte al pubblico. Quindi vi invito a, diciamo, monitorare quello che è il nostro sito, teoriacriticadellasocieta.it, ed iscrivervi alla newsletter proprio per restare, diciamo, aggiornati su quelle che sono le iniziative che ruotano intorno al mondo di teoria critica. Grazie. Bene. Buonasera e grazie ancora per questa possibilità che mi è data sia dal gruppo appunto della vostra università sia dalla Casa della Cultura per dire alcune cose che avevo incominciato, diciamo, alle quali avevo cominciato ad accennare già in queste lezioni. Che poi appunto sono state pubblicate in questo volumetto di Mimesis. In particolare nella terza lezione avevo detto, insomma, avevo espresso, come dire, una certa insoddisfazione sul modo
in cui viene raccontata la storia degli anni 70. E appunto, dicevo, non perché la verità fattuale è un'altra, ma perché il punto di vista storiografico è quello della storia dell'élite, quindi della storia del personale politico, non è quello della storia sociale. Quindi è un problema di carattere epistemologico, non di accertamento dei fatti. È un problema di come tu guardi, non del cosa tu vedi. Qui mi ero fermato, quindi un po' sono anche in debito con chi voleva saperne di più, no? Gli anni 70 sembrano il classico caso del passato che non passa, ma basta pensare anche alle ultime manifestazioni, diciamo, di questo modo di ricordare. La serie TV di Marco Bellocchio sul rapimento Moro. Il libro di Miguel Gotor, Generazione 70, storia del decennio più lungo del secolo breve. Einaudi. Appena uscito Sergio Luzzatto, Storia delle Brigate Rosse. Einaudi. Roberto Colozza, L'affaire 7 aprile, un caso giudiziario tra anni di piombo e terrorismo globale, sul processo a Toni Negri e la vicenda di Potere Operaio. Adesso ci si mette anche Derive a Prodi con questo libro di Davide Serafino, Gappisti, la rete clandestina di Gian Giacomo Feltrinelli. Mi sembra, insomma, che ci sia una certa insistenza, no, su questa tematica, dove è abbastanza evidente, insomma, l'uso pubblico della vicenda della lotta armata, no? Che così, che è riproposta con le tecniche e la potenza dell'audiovisivo, naturalmente trascina nella sua damnatio memoria, diciamo, tutti gli anni 70, che vengono ormai definiti gli anni di piombo, no? Dal famoso titolo di quel film di Margarete von Trotta, di Blyern Zeit. Meno ingombranti, ma comunque su una lunghezza d'onda, insomma, un po' simile, sono la riproposizione della storia dei gruppi extraparlamentari, la serie televisiva anche qui sulla storia di lotta continua. È stato da poco terminato, e spero di, come dire, si potrà vedere in qualche festival, un documentario di circa 2 ore sulla figura di Toni Negri e la vicenda del 7 aprile. Insomma, devo dire che in queste cose qua, diciamo, una bella responsabilità ce l'abbiamo anche noi che abbiamo vissuto queste cose, che abbiamo, diciamo, c'è pure, insomma, invaso le biblioteche di ricordi di insomma, io mi ricordo che negli anni, quando era 90 forse, il Manifesto ha pubblicato un mio lungo testo intitolato Memorie di un operaista, come fossi Chateaubriand, cioè, oggi come oggi mi verrebbe da ridere, insomma, una cosa. Quindi un po', come dire, ce lo siamo meritati, insomma. E infatti, questa è l'ultima citazione che faccio dalla mia ultima lezione, la tesi anni 70 uguale anni di piombo e la controstoria dei militanti fedeli al loro passato adottano ambedue il punto di vista della storia come storia del personale politico, delle sue ideologie e delle sue pratiche. Per gli uni sono pratiche criminali e basta, per gli altri sono componenti di un assalto al cielo fallito, ma comunque eroico e glorioso. Per gli uni gli anni 70 sono stati follia incomprensibile, per gli altri sono stati un sogno utopico, luminoso. Due visioni contrapposte, ma nate dallo stesso ceppo della storia dell'élite. Ora, come dire, in queste conversazioni io vorrei sostenere un'altra tesi, insomma, lo dico subito, cioè dichiaro subito. Cioè, secondo me, né la vicenda della lotta armata, né la storia dei gruppi extraparlamentari hanno costituito l'eccezionalità degli anni 70, bensì quella che io chiamo l'emancipazione operaio, cioè un fenomeno di massa che ha coinvolto milioni di persone e che potrebbe essere accostato a quell'altro fenomeno di importanza storica che è stato il movimento delle donne. Lo vedremo come e per quale ragione. Perché? Ma per più ragioni. Allora, primo, le lotte operaie non sono stato lo sfondo, no, su cui si muoveva, diciamo, come dire, il vero protagonista, che erano, come dire, i brigatisti o i compagni dei gruppi, eccetera. Ma era il terreno su cui questi poggiavano, insomma. Cioè,
lotta continua, potere operaio, vanguardia operaia, sono nati sul terreno della lotta operaia, sono nati come, come espressione di un movimento sociale che era soprattutto un movimento operaio, quindi era, poggiavano i piedi su sta roba, non è che era uno sfondo così. E quindi, secondo me, mentre la storia della lotta operaia può essere pensata anche in assenza di questi movimenti, non è vero l'inverso. Non è vero l'inverso. Cioè, tu non riesci a immaginare la storia di lotta continua al di fuori di, uno, di, come dire, di una società nella quale c'era un movimento di classe persistente, massiccio, che coinvolgeva milioni di persone. È impensabile. Quindi, appunto, ripeto, io sostengo in queste conversazioni, cercherò di argomentare la tesi che il protagonista principale degli anni 70, quello attorno a cui tutto ruota, è questo fenomeno dell'emancipazione di massa del proletariato, in particolare della sua componente più strutturata, cioè la classe operaia industriale. Però c'è anche un'altra ragione per cui, come dire, faccio questa dichiarazione. Questa ragione dipende dal giudizio che io do, che possiamo dare sul presente. Cioè, qual è il presente in cui si muove questa nostra Italia oggi, questa nostra società? Cioè, qual è le problematiche drammatiche che dobbiamo affrontare, che soprattutto voi giovani dovete affrontare, no? Secondo me, come dire, questo presente è caratterizzato dal fatto, come dire, che si è perduta completamente la nozione, il senso comune che un rapporto di lavoro è un rapporto bilaterale. Cioè un rapporto tra due soggetti indipendenti, che sono il lavoratore e l'impresa, che evidentemente negoziano, cioè il rapporto di lavoro è un rapporto negoziabile. Sì, questa cosa viene stata cancellata e oggi è soltanto la ragione dell'impresa che conta. Quindi il lavoro proprio, lo ricordava, tra l'altro, lo ricordava non un paio di settimane fa, uno dei maggiori giuslavoristi italiani, che era venuto appunto in università a salutare una sua allieva che stava andando in pensione e diceva, signore, noi giuslavoristi, negli ultimi anni abbiamo noi stessi dato molta importanza, o sempre maggiore importanza, all'impresa. E abbiamo definito poi, come dire, lo spazio riservato al lavoro una volta che avevamo, come dire, definito l'impresa. Mentre, diciamo, storicamente il diritto del lavoro è qualcosa che si occupa di tutelare il lavoro in particolare. Quindi tutelare una delle parti in causa, ed è una concezione del diritto del lavoro che era coerente con la democrazia, che è superato la fase della democrazia liberale, quella uscita dalla rivoluzione francese, perché quella riconosceva che tutti i cittadini sono uguali davanti alle leggi, ma dopodiché dalla metà dell'Ottocento in poi si è sviluppato il movimento operaio e da quel momento in poi lo Stato è uno Stato che non solo si assicura che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge, ma è uno Stato che assicura la giustizia sociale. Cioè, quindi c'è entrato pesantemente il tema redistributivo dentro nella concezione dello Stato, che poi dopo si era chiamato welfare state, lo hanno chiamato compromesso socialdemocratico. La Costituzione italiana addirittura sta cosa l'ha portata avanti all'estremo, no? Dicendo la Costituzione italiana fondata sul lavoro. Dopodiché tutto è stato, come dire, cancellato con la famosa svolta neoliberale della fine degli anni 80 e inizio degli anni 90. La Thatcher, Reagan, le privatizzazioni in Italia, tra l'altro. E da quel momento, cioè da quel momento siamo tornati a una concezione dello Stato, come dire, ottocentesca, anzi peggio. E quindi appunto questo maestro di giuslavoristi dice, guardate, questa cosa ci tocca direttamente, perché in un certo senso dobbiamo riequilibrare questa situazione. E questo vale, e la cosa mi interessa soprattutto in questa sede, vale forse più per il lavoro intellettuale che per il lavoro, perché il lavoro manuale, tecnico, artigianale, tecnico, industriale.
scusate, tutta la questione, diciamo, della svalutazione delle competenze, tutta la questione a cui si lega la cosiddetta fuga dei cervelli, anzi no, bisogna chiamarli talenti, perché voi che uscirete dall'università, no, come uscite vi avrete chiamare talento, ricordatevi. Cioè, tutta questa cosa qua, cioè della svalutazione della competenza, della svalutazione del valore anche della scolarizzazione, eccetera. E questa cosa qua è direttamente legata a questa concezione appunto della democrazia, che è tornata, diciamo, a una concezione ottocentesca. E quindi noi ci troviamo in un paese nel quale, come dire, ogni giorno si ripropone e si viene riproposto finalmente, almeno se ne discute, il disastro combinato da sta roba qua. Il disastro rappresentato dal fatto che siamo uno dei pochi paesi industrializzati dove i salari, invece di essere costanti ed aumentare, sono diminuiti. Il disastro rappresentato appunto dalla fuga, cosiddetta fuga dei cervelli. Il disastro rappresentato, come dire, i morti sul lavoro. Andiamo conto che cosa sono le catombe, diciamo. Non solo, ma questo è il presente per me, ma anzi lo sono ancora più pessimista, perché secondo me si sta perdendo nel senso comune la sensazione della dignità umana, insomma, perché uno che accetta dei lavori a 4 euro l'ora e non dice nulla, uno che accetta, diciamo, dei lavori di 14-15 ore al giorno e non dice nulla e trova naturale, cioè vuol dire che ha perduto il senso della propria dignità. Cioè questo, siamo arrivati a questo punto. Quindi quando uno mi dice: ah, la situazione oggi in Italia è grave perché abbiamo un governo di estrema destra, ma dico, ma magari se fosse solo quello il problema. Ma siamo conciati molto, ma molto peggio. Ma ve ne siete accorti? Ma vi siete accorti che in questo paese è tollerata la situazione di simile schiavitù? Ma guardate in giro ogni tanto cosa succede anche a livello anche di tribunali del lavoro, sì o no? Ve ne accorgete che esistono queste cose che non le diamo per scontate? Quindi veramente questo è il punto che mi dice: se noi dobbiamo ricordare gli anni 70, dobbiamo ricordarli appunto in modo che questa cosa, diciamo, ci aiuti a renderci meglio conto della situazione disastrosa in cui noi arriviamo. Una situazione talmente disastrosa nella quale gli attori sociali hanno dimostrato o la propria incapacità, sindacato, o la non volontà, Confindustria e simile, di invertire la rotta. Risultato che ha dovuto intervenire la magistratura. Quindi ha fatto un buon segno. La sentenza della Cassazione 27711 di quest'anno finalmente ha detto: ma guardate che, come dire, non è costituzionale pagare la gente con certi salari, non è costituzionale. Quindi questo intervento della magistratura, al quale seguono una serie di interventi, per esempio, di amministrazione giudiziaria di grandi imprese che utilizzavano forza lavoro, non uso la parola grossa in condizioni di simile schiavitù, ma comunque che utilizzavano forza lavoro, diciamo, al di fuori di qualunque regola, da parte di cooperative, no, che si formavano, che usano appunto, che prendono i lavori in appalto e che innanzitutto sono una fonte di evasione fiscale impressionante, perché non pagano i contributi e non pagano l'IVA, prima di tutto. Secondo, come dire, sono responsabili di questa cosa che pudicamente noi chiamiamo intermediazione illecita di manodopera, e che altro non è se non il vecchio caporalato, cioè il caporalato contro il quale si erano battuti i morti di Avola e di Battipaglia, e che oggi dilaga, che oggi è veramente dilagante. Quindi abbiamo finalmente, diciamo, azione della magistratura che mettono sotto amministrazione giudiziaria, ma non imprese marginali, sono grosse imprese multinazionali che arrivano, che lavorano in Italia e che si servono soprattutto nel settore dove io lavoro, il settore della logistica, della grande distribuzione, credo l'avete seguito questa cosa sui giornali, per poi anche ad arrivare al punto in cui ci siamo trovati dei casi in cui la magistratura ha contestato a certi imprenditori il reato numero 600 del codice penale, che vuol dire riduzione in schiavitù. È stato contestato questo reato. Allora vi rendete conto, diciamo, che siamo in una situazione veramente di emergenza. Quindi questo è, secondo me, il presente, no? E quindi di fronte a questo presente io
mi interrogo, cioè scusate, interrogo il passato. Allora, in queste lezioni avevo parlato, avevo detto che quando abbiamo fondato la nostra rivista Primo Maggio, in genere quando abbiamo affrontato i problemi della storia all'inizio degli anni 70, cioè avevamo tratto ispirazione da questa, diciamo, formula che è stata usata da questa rivista americana Radical America, che è stata importantissima allora per il movimento studentesco, fondata nel 67 a Madison, Wisconsin, diretta da Paul Buell e Mary Jo Buell. È stata una rivista che è diventata molto importante sia per il movimento studentesco, no, della Student for Social Democracy, sia per il movimento afroamericano, poi per il movimento delle donne. E cosa dicevano? Dicevano, noi facciamo la storia col criterio del usable past. Noi scegliamo il passato che sia utilizzabile, che ci serva, che possiamo utilizzare questo passato nei noi discorsi di oggi. E devo dire, questa cosa qua degli usable past aveva intrigato e funzionava in un certo senso. Allora adesso, per preparare queste conversazioni, ho fatto una piccola ricerchina su internet e andiamo a vederla. Cioè, mi sono accorto innanzitutto che questa formula qua è una forma popolarissima nella cultura anglosassone. Ogni giorno trovate mostre, commemorazioni, eccetera, con il titolo Usable Past, eccetera. E facendo questa ricerca ho scoperto che il primo a aver usato questa dizione è stato un critico letterario in un articoletto breve di 4 pagine su una rivista chiamata The Dial, nell'aprile del 1918. Lui aveva scritto questo articolo dal titolo On Creating the Idea of a Usable Past, numero dell'11 aprile 1918 del Dial. La rivista, dato, fondata nel 1840, più volte estinta, risuscitata, eccetera, con una certa importanza. E per dire cosa diceva in questo articolo, no? Parlava sempre il critico letterario, passava degli scrittori americani, dice: il presente è un vuoto e il scrittore americano golleggia, ondeggia in questo vuoto perché il passato che sopravvive nel senso comune del presente è un passato che non ha nessuna forza vitale. E poi aggiungeva, no? Ma allora, cos'è importante per noi? What is important for us? Cioè, quale dei tanti avvenimenti, delle tante, come dire, complesse situazioni storiche che noi possiamo analizzare, eccetera, quali we elect to remember, quali noi scegliamo di ricordare? Cioè, in questa scelta di ricordare alcuni aggregati di fatti piuttosto che altri sta, come dire, un modo in cui rispondo alle mie esigenze del presente, no? E dice, quanto più personale diventa questa scelta, tanto più è autentica. Quindi questa cosa, no, we elect to remember, no? È la spiegazione del significato di questo usable past. Facendo sempre questa ricerchina, mi è capitato di incontrare un articolo uscito nel luglio di quest'anno, una rivista d'architettura americana, intitolato Reviving the Idea of a Usable Past, cioè rilanciamo, realizziamo questa idea del passato, dove si diceva, ma guardate, forse non è stato questo signore che si chiamava Van Wyck Brook, sì, a aver, come dire, inventato questa cosa, ma addirittura ne aveva parlato Nietzsche. Nietzsche nel secondo dei saggi pubblicati in quella raccolta che, se non sbaglio, è uscita nel 1876, se non ricordo male, e che si chiama Considerazioni inattuali, un zeitgemäße Betrachtung. Sono 4 lunghi saggi. Il secondo di questi è intitolato Sull'utilità e il danno della storia per la vita. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Che tra l'altro poi Adelphi ha pubblicato separatamente, non molto, nel 2016,
ha preso da questa raccolta, questo qua, l'hanno pubblicato in un libretto separatamente. E Nietzsche inizia questo saggio con una citazione bellissima di Goethe. Goethe che dice: detesto tutto ciò che mi istruisce soltanto senza ampliare o eccitare immediatamente la mia attività. La traduzione di Ferruccio Masini, insomma, che è stato il grande traduttore di Nietzsche nell'edizione Giorgio Colli e Mazzino Mortinari, che credo del 73, no? E poi dice, no? Nietzsche, l'uomo diventa uomo solo quando ha la forza di aver bisogno della storia per la vita e quando riesce a rendere di nuovo storia l'accaduto. Cioè dice, noi elect to remember, scegliamo cosa ricordare, però dopo restituiamo questi fatti di nuovo come storia. E probabilmente siamo degli storici che riescono a vedere, a leggere questi fatti con una maggiore, come dire, penetrazione, complessità e così via. Naturalmente il discorso di Nietzsche è estremamente complesso e va inserito all'interno della sua filosofia. Così, estrapolare queste frasi, diciamo, è un'operazione anche un po' arbitraria, però c'è il passaggio, secondo me, più importante di questo saggio, che dice questo. Seguo sempre la traduzione di Ferruccio Masini. La storia compete al vivente sotto tre aspetti. Lo riguarda, uno, quale essere attivo e che ha aspirazioni. Due, quale essere che conserva e venera. Tre, quale essere sofferente e bisognoso di liberazione. A questa triplicità di rapporti corrisponde una triplicità di tipi di storia, nel senso che possiamo distinguere una storia che lui chiama monumentalish da una storia antiquarish e da una storia critish, cioè bisogna di tradurre. Monumentale, antiquaria e critica. Beh, devo dire, ci pensate, è una distinzione abbastanza suggestiva, no? Perché la storia monumentale è quella, diciamo, che si è forse utilizzata di più, diciamo, nella storiografia, e la storia historia rerum gestarum, cioè la storia delle gesta, la storia quella che ha spinto, come dire, Giulio Cesare a scrivere il De Bello Gallico o Thiers a scrivere la storia della Rivoluzione Francese, insomma, e che, come dire, viene moltissimo, come dire, usata in, pensate alla storia della Resistenza, una parte della storia della Resistenza è una storia puramente celebrativa, insomma, no? Ma anche, si parla licite, anche il modo in cui certe volte si racconta le nostre storie degli anni 70, insomma. La storia antiquaria sembra quindi quella più anodina, più smorta, no? Cioè, storia erudita, pignola, ma fredda sostanzialmente. Sembra quasi un fiore portato sulla tomba del passato, no? Invece, appunto, la storia critica, qui la possiamo interpretare critica come vogliamo, cioè comunque quando parliamo di critica, voi appunto che avete, no, chiamato il vostro gruppo teoria critica, lo sapete, insomma, è una storia. E qualunque cosa che viene affrontata disvelando, come dire, disvelando l'apparenza, qualunque cosa che viene affrontata in maniera, come dire, distaccata e al tempo stesso passionale e così via, eccetera. Quindi ricapitoliamo la scelta, diciamo, di ricordare gli anni 70 come anni di questo grande fenomeno del pensiero operaio dipende appunto, uno, da questo uso del usable past, cioè di utilizzare qualcosa che sia in qualche modo che ci possa in qualche modo consentire di ragionare sul nostro tragico presente un po' meglio. Due, comunque è stato il fenomeno più importante che ha coinvolto, diciamo, più masse, sicuramente molto di più, diciamo, di quello che anche può aver coinvolto la lotta armata o la militanza dei gruppi extraparlamentari. E quindi sostanzialmente questa, diciamo, è la scelta che ho fatto, ma non è l'unica. Non è l'unica, perché io credo che c'è stato un altro fenomeno di enorme importanza negli anni 70. E questo lo ricollego in una specie di genealogia che parte
di genealogia che parte dalla lettera a una professoressa di Don Milani, che passa per l'università critica, cioè quando nelle prime occupazioni universitarie nel 67-68 si sono affrontato la critica della scienza, la critica delle discipline, certe volte anche in maniera, come dire, ingenua, che poi però si prolunga negli anni 70 nel comportamento delle professioni, quando quegli studenti di medicina che facevano le occupazioni, facevano i seminari, diciamo, sull'università critica, sono diventati dei medici ospedalieri che interpretavano la propria missione in maniera, secondo un'etica deontologica di un certo tipo, e poi tante altre professioni, professione del giornalista, la professione del magistrato, dell'avvocato e così via. Quindi questo aspetto qua, che gli anni 70 hanno rappresentato anche una rivoluzione all'interno delle professioni, non viene mai preso in considerazione. E questo riguarda il lavoro intellettuale, chiaramente. Questa è una problematica che riguarda tutto il lavoro intellettuale. Quindi nell'emancipazione operaia noi vediamo come è stato, come dire, affrontato il problema del lavoro operaio, del lavoro di tecnico industriale. Quell'altro, diciamo, fenomeno riguarda soprattutto essenzialmente il lavoro che richiede competenze specialistiche, una preparazione, livelli di scolarizzazione elevati e quindi un lavoro intellettuale. Io dedicherò la seconda lezione, la seconda conversazione al primo aspetto, quello dell'emancipazione operaia, e la terza a quell'aspetto invece che riguarda, come ho detto, l'ho chiamato la rivoluzione, la trasformazione delle professioni. Quindi allora cominciamo ad affrontare il primo punto. La storia dell'emancipazione del proletariato si può affrontare secondo, chiamiamolo così, un format sindacale. Si può raccontare come storia del sindacato, no? Storia del sindacato degli anni 70. Quindi una storia che parte dalla base, commissioni interne, consigli di fabbrica, o parte dal vertice, segreterie confederali e così via. Ecco, io, come dire, suggerirei di non adottare questo approccio. Cioè, suggerirei, perché se vogliamo veramente capire il senso di questa cosa che abbiamo chiamato emancipazione operaia, io seguirei veramente un approccio diverso, un approccio molto più soggettivista, un approccio che, come dire, invece di, come dire, di prendere come punto di riferimento la categoria di classe, prende come punto di riferimento il soggetto, la persona. Nel senso che, e qui dobbiamo affrontare un problema, come dire, che non è un problema da nulla in questo tipo di cose, cioè il problema della spontaneità come categoria storica. I sindacalisti, quando sentono parlare di spontaneità, comincia a venire l'orticaria, no? Perché la spontaneità la identificano quasi sempre con ingovernabilità, anarchia e così via, quindi anche come effetto, come un fenomeno regressivo sostanzialmente. Invece io, come dire, penso che ci siano, come dire, migliaia di fatti, di documenti che attestano come appunto dalla lotta degli elettromeccanici milanesi del 1960 in poi, come dire, sino alla fine del ciclo di lotte, ottobre, diciamo per convenzione, diciamo ottobre 1980, sconfitta la Fiat, c'è sempre stato, come dire, un margine che il sindacato non controllava. C'è sempre stato qualcosa con cui il sindacato doveva fare i conti e che certe volte lo ha costretto a rincorrere, no? la spinta operaria. Quindi la tematica della spontaneità è una tematica inerente a tutto questo periodo. E quindi, tra l'altro, la categoria di spontaneità, come una categoria interpretativa in un certo modo di manifestarsi della volontà operaia, è legata indissolubilmente a un fenomeno sociale, un fenomeno demografico. Cioè legata al fatto che, come dire, negli anni 66, 67, 68 c'è stato questo afflusso impressionante di forza lavoro
dal Mezzogiorno, dal Veneto, comunque da situazioni in genere non industriali, persone che venivano o dalla disoccupazione o venivano dall'edilizia o venivano dall'agricoltura, no? Quindi questo è stato il momento in cui ha fatto scattare questa cosa, no? Quindi arrivavano queste masse, diciamo, di nuovi assunti, ma a migliaia, un colpo solo, Fiat, 20.000, un colpo solo. Che le strutture sindacali preesistenti avevano dei problemi, come dire, no, avevano anche il tempo di educarli, cioè di inserirli dentro una strategia sindacale che risaliva, diciamo, agli anni 50 e così via. Cioè, quindi si trovavano certe volte spiazzati, soprattutto quando questi qua, come dire, molto rapidamente, pochi giorni o poche settimane dopo essere entrati in fabbrica, scoprivano che la realtà di quelle grandi fabbriche era molto diversa da come se l'erano immaginati. No, quelli che, pensate appunto, il bracciante calabrese sono assunto alla Fiat, dopodiché entra la Fiat e si accorge cosa vuol dire lavorare alla catena. E da lì inizia appunto questa diciamo... E guardate, questo fenomeno qua non è un fenomeno, questo fenomeno di afflusso di forza lavoro, come dire, non preparata alla grande fabbrica, non è un fenomeno che si è verificato soltanto negli anni 67 e 68, eccetera. È durato tutto gli anni 70. Cioè noi sbagliamo se pensiamo che negli anni 70 tutti avevano il posto fisso, perché c'era un'enorme fluttuazione, un enorme turnover, soprattutto negli anni. Magari non venivano dall'agricoltura, venivano dalle piccole fabbriche, ma il turnover era altissimo, primo. Secondo, già alla metà degli anni 70 incomincia la frammentazione, la precarizzazione della forza lavoro. Negli anni ci sono, per esempio, delle relazioni di Bruno Trentin e di Sergio Garavini, grandi sindacalisti, no? Un convegno che si è tenuto ad Albinea, vicino a Reggio Emilia, nel 76. Se voi li leggete, l'analisi che loro fanno della, come dire, precarizzazione della forza lavoro, delle prime ondate immigratorie, e quindi danno un'immagine della composizione di classe estremamente, cioè sicuramente molto diversa dall'immagine del posto fisso, che potrebbe essere riletta, ripetuta anche oggi. E questa cosa quindi evidenzia che in quel periodo si stavano manifestando queste tendenze, ma è la stessa cosa che lo facevamo, le analisi che facevamo noi nel primo maggio erano lo stesso, le analisi che facevano su Quaderni del Territorio, sulle classi, sulle riviste di quel tempo, ci eravamo accorti subito che, come dire, era iniziata la controffensiva capitalistica, che quindi si stava andando verso un rapporto di precarizzazione dei rapporti di lavoro piuttosto consistente. Per questo dico, come dire, noi dobbiamo leggere questo periodo piuttosto che con, come dire, uno schema sindacale. Io proporrei appunto di leggere analogamente a come abbiamo letto il movimento delle donne, no? Se voi pensate, il movimento delle donne, cioè, la donna ha riconosciuto se stessa, questo è stato un grande, ha riconosciuto se stessa, ha riconosciuto la propria sessualità, che era diversa da come l'aveva, come dire, subita in un certo senso, aveva riconosciuto il proprio ruolo, no, per la cura, per la maternità, all'interno di una società che era stata una società patriarcale e continuava a essere, e così via. Aveva riconosciuto che le sue emozioni erano diverse, aveva riconosciuto che aveva un suo linguaggio, cioè una capacità di scrittura specificamente femminile, così via. Quello che è avvenuto all'interno, diciamo, che è scattato nella coscienza di, diciamo, di questi giovani operai, non era diverso. E questi qui hanno cominciato a dire, scusa, sono qua dentro, ma chi sono io? Cioè, chi sono io? Ma perché devo lasciarmi logorare da questo lavoro che a 50 anni sono finito? Ma perché devo, come dire, farmi trattare come una bestia da questo capetto quando faccio il lavoro che mi chiede? Ma perché quando devo andare a pisciare devo chiedere il permesso, e quando vado a pisciare trovo un cesso, un gabinetto con le porte, come dire, come c'erano nei vecchi salon, in modo che il guardione da fuori vede se ci sono dentro, se fumo o non fumo? Ma perché se devo parlare con un delegato devo uscire e non posso parlare con... Cioè, avveniva questa appunto presa di coscienza
che io chiamo appunto emancipazione operaia, che era un fenomeno, come dire, tutto interno, che quindi si può raccontare proprio come un fenomeno interno e che dava luogo naturalmente a immediati, come dire, forme di ribellione. Ma perché devo accettare questa cosa qua? Cioè, mi avevano promesso che questa era una fabbrica modello, eccetera, eccetera, e mi trovo il cottimo. Mi pagano col cottimo. Ma per quale ragione deve essere un signore col cronometro che decide che quell'operazione io riesco a farle un minuto di meno? Cioè, lui conosce meglio le mie energie di me. Cioè, capite, diciamo, il cambiamento nel cervello, nella testa di questa gente. Questo è stato un fenomeno massiccio, enorme. Questo è stato il fenomeno di importanza storica. Se non le Brigate Rosse. Questo è stato il punto fondamentale degli anni 70. Naturalmente vengono subito fuori i Pierini, no? Quando affronti le cose in questo modo, e cioè, ma questo non è un modo di procedere marxista, il concetto di classe dove fa finire, lascia stare. Lascia stare. Tra l'altro ti ricordo, vorrei ricordare chi mi fa questi rimproveri, che ti ricordo che all'inizio proprio è stato molto significativo vedere come questo tipo di reazione che avevano i giovani neoassunti provenienti dal sud, dal Veneto, eccetera, cioè con nessuna esperienza industriale, al primo contatto con questa esperienza industriale, il tipo di reazioni che hanno avuto era stato colto molto meglio, interpretato molto meglio dalla FIM, cioè diciamo dal sindacato cattolico piuttosto che dal sindacato comunista. Perché? Mi sembra una cosa molto semplice. Perché nel sindacato comunista c'era una cultura dove il problema dell'insubordinazione veniva strutturato dentro una, come dire, una ideologia, uno schema marxista, che era uno schema che poteva, come dire, che accettava di ragionare soltanto in termini di collettivo, di classe, e quell'altro invece, secondo la cultura cattolica, che mette al centro la persona. E questi sono riusciti a cogliere meglio, tant'è, e questo diciamo è storia, all'inizio, quando diciamo poco prima dell'autunno di caldo, tra che diciamo questi avevano trovato finalmente dopo anni di divisione, no, una certa unità, si era costituito, lo vedremo anche più nei particolari, di nuovo un'unità tra cattolici e comunisti, tra CISL e CGL, e appena costituita questa unità, e quindi andavano insieme, potevano andare insieme diciamo nelle grandi lotte contrattuali nel 69, si verifica subito una forte divergenza sulla questione degli aumenti uguali per tutti, no? Mentre la FIM dice guardate che questa rivendicazione degli aumenti uguali per tutti è una rivendicazione molto più sentita, capita proprio da questi nuovi assunti, il vecchio quadro, come dire, di CGL, di commissione interna, diceva per l'amor di Dio questa storia degli aumenti uguali per tutti manda, come dire, ci mette in difficoltà con tutta la nostra strategia della costruzione delle categorie, dei livelli salariali e così via, sulla quale abbiamo lavorato secondo una certa impostazione meritocratica e così via, eccetera. E c'è stato il rischio di una rottura su questa cosa qua, tant'è che hanno dovuto, come mi raccontava appunto giorni fa Sandro Antoniazzi, che questa cosa l'ha vissuta sulla sua pelle, hanno dovuto arrivare a un referendum. Un referendum nel quale appunto hanno vinto, diciamo, chi la proposta della, in quel caso della FIM, degli aumenti uguali per tutti, perché cioè, nella CGL, cioè nella FIOM, che era il doppio come iscritti della FIM, la metà ha votato a favore di questa soluzione. Ma vi immaginavate se non si riusciva a trovare l'unità? Cioè, il turno di caldo sarebbe andato in maniera diversa, ma forse anche la storia italiana sarebbe andata in maniera diversa. Quindi non sono cose, uno dice cose, cioè non sono cose da poco, sono cose importanti. E questo ti dimostra appunto a maggior ragione che, come dire, c'erano due modi di affrontare questa nuova situazione.
un modo che riusciva, come dire, a cogliere, come dire, il profondo dell'animo, insomma, del tipo di ribellione, insomma, che veniva fuori da questa generazione di neoassunti, rispetto a una cultura che era la cultura, diciamo, del movimento operaio, che aveva comunque difeso la classe operaia e le condizioni di lavoro per tutti gli anni precedenti, che vedeva, diciamo, in queste cose degli aumenti uguali per tutti una forma, appunto, di, come dire, di contrattazione estremamente rozza, eccetera. Ma questa cosa qui resterà per tutti gli anni 70. Cioè, la figura che interpreta meglio questa cosa è Bruno Trentin, grande dirigente della FIOM, poi segretario generale della CGIL. Lui si era sempre opposto agli aumenti, ma non solo agli aumenti uguali per tutti, agli aumenti salariali in quanto tali che non fossero legati a un cambiamento specifico dell'organizzazione del lavoro. Lui diceva: ma cosa chiedete aumenti salariali che l'inflazione ve li mangia dopo due giorni? Un lavoro di Sisifo. No, lui ha mantenuto questa situazione e questo ha, credo, inciso in particolare nella posizione del PC verso l'unità sindacale. Mentre i sindacati metalmeccanici stavano sciogliendo per fondare un unico sindacato, no, la FLM, quindi scioglievano la FIM, scioglievano la FIOM per fare la FLM, il PC non era assolutamente d'accordo, sostanzialmente, che avvenisse questo e così via. Quindi, ripeto, questo modo di affrontare, innanzitutto, appunto, questo concetto dell'emancipazione operaia, vorrei che fosse chiaro, che non è assolutamente in contraddizione con una ricostruzione puramente sindacale dei fatti, perché è integra. Si integrano due piani che erano due piani che certe volte erano contrapposti, ma molto spesso poi si sono integrati. Cioè, questo piano che io ho chiamato della spontaneità e questo piano invece della organizzazione che lavorava secondo certi criteri, secondo certe scadenze, e che sicuramente era, come dire, in grado di fare una politica di negoziazione, soprattutto a livello anche di reparto, o a livello, come dire, molto più concreta. No? Cioè, è difficile, come dire, andare a una trattativa e dire: buongiorno, qui siamo qui dentro, a Mirafiori 40.000, ok, vogliamo un aumento uguale per tutti. A quello dice: ma sei scemo. Cioè, oppure lo possiamo discutere a livello, quando scadrà il contratto, a livello di contrattazione nazionale, mentre è molto più facile che dice: ok, senta, noi vorremmo discutere la posizione di questi 50 operai del reparto verniciatura. Allora iniziavi una discussione, portavi a casa qualcosa, no? Quindi si capisce anche, come dire, questo atteggiamento di estrema diffidenza che ha il sindacalista nei confronti della categoria della spontaneità. Quindi, dette queste cose, spero di essere stato chiaro, non so, possiamo appunto incominciare ad affrontare questo tema. Quanto tempo c'ho, Ferruccio? 10 minuti me li lasciate? Vabbè. Un quarto d'ora. Se poi magari vogliamo un attimo fare domande. Allora, se dovessimo cominciare, dovremmo ancora una volta fare un passo indietro. Cioè, perché la prima domanda, la prima interrogativa che mi farei è quasi un ossimoro, no? Cioè, quando sono iniziati gli anni 70? No, questo è calma. No, siccome gli anni 70 sono anni in cui è cambiata radicalmente l'atmosfera del paese, non è che potete pensare che si era cambiata da un giorno all'altro, è cambiata un po' prima. Su questo io ho delle idee molto precise. Di solito si dice: ah sì, è cambiata con la famosa rivolta di Genova del luglio 60. Allora, non so se qualcuno di voi non ha presente questa cosa. Nel 1960 era venuto, come dire, un tentativo di, come dire, di svolta autoritaria nel paese col governo Tambroni. In questo contesto il Movimento Sociale Italiano, partito come dire, erede della Repubblica Sociale Italiana, aveva tentato di tirare fuori la testa e ha detto: facciamo il nostro convegno, provocatoriamente,
nella città medaglia d'oro della Resistenza, cioè a Genova. Da questo punto qua è successo quello che nessuno immaginava, cioè che c'è stata una specie di rivolta con scontri con la polizia, barricate e così via, e per cui diciamo i nostri neofascisti hanno dovuto fare marcia indietro, ma ha dovuto fare marcia indietro anche la polizia, insomma, perché quella cosa è stata organizzata alla perfezione da una evidentemente organizzazione che preesisteva, non so se clandestina o semiclandestina, quindi era proprio, siamo alla fine di un ciclo della resistenza, quindi non c'era niente di spontaneità. Io che ho frequentato tantissimo, tanto, frequento ancora i portuali genovesi, voi sapete che si diceva che diciamo, i protagonisti di questo scontro con la polizia erano le famose magliette a strisce, no? Cioè t-shirt che avrebbero portato i portuali, non è che è vero. Comunque ho voluto chiedere a tanti di questi portuali, ma tu ti ricordi, sei stato, eccetera. Mi ricordo l'ultima che qualche giorno fa, un paio di mesi fa, ho fatto a un collega che lavora con me a Trieste, e dico, ma tu ti ricordi? Dice, me lo ricordo, dice, senti, io avevo 8 anni, mio padre faceva il facchino, ma non faceva il facchino in porto, faceva il facchino, scaricava e caricava merci sui carri ferroviari. Mi ricordo appunto che arrivano dei tipi, ci chiamano dalla strada, erano in tre, uno era un portuale, mi ricordo anche il soprannome, uno era un marittimo, poi un terzo, eccetera. Ah, c'è papà, mio padre si affaccia e questi dicono una parola in dialetto genovese. Andiamo? Andiamo. Dice, io ho visto mio padre 3 giorni dopo. Quindi vuol dire che c'era un'organizzazione perfettamente preordinata che tra l'altro nei giorni degli scontri ha fatto dormire sta gente non a casa propria. Cioè, quindi secondo me quello chiude un ciclo, quel periodo. Dove nasce l'inizio degli anni 70? Lo sciopero degli elettromeccanici milanesi. 70.000 elettromeccanici milanesi che scioperano proprio nel 1960. È uno sciopero che dura alcuni mesi, finisce nel 61. Ed è, perché dico che incomincia da lì? Allora, uno, è uno sciopero che adotta tutte le forme più sofisticate di lotta possibili e immaginabili, soprattutto quelle che indeboliscono meno gli operai. Parola d'ordine, resistere un minuto più del padrone, e ce la fanno. Ed è una questione di organizzazione. E lo sciopero in cui per la prima volta sono protagoniste anche le donne, alla Sime, Spazio Standard e così via. E lo sciopero in cui si adottano forme di comunicazione con l'esterno, chiamiamoli innovativi, la marcia silenziosa, si adottano la prima volta che si adottano i fischietti, no? È tutta una serie di cose di questo. Lo sciopero, tra l'altro, come dire, occupa la città. Per la prima volta Milano riconosce gli operai come suoi cittadini. Per la prima volta le gerarchie cattoliche si schierano a fianco dei scioperanti, no? Nel Natale del 1960. Quindi da tutti, varie volte ho cercato di intervistare personaggi che hanno partecipato a questi scioperi, gente della CGA, del TBB, della Riva Calzoni. Ho dedicato anche a questo, come dire, una parte di questo documentario che ho fatto a mia figlia e così via, no? E quella è stata veramente la lotta che ha cambiato le cose in tavola, cosa che tra l'altro non era stata percepita nemmeno dai Quaderni Rossi così chiaramente. I Quaderni Rossi, diciamo, ritengono che l'inizio di questa fase nuova sia cominciato con Piazza Statuto, gli scontri di Piazza Statuto, gli scioperi alla Lancia del 1972, eccetera. Ma questo è un altro discorso. Quello che voglio ricordare, che spesso viene dimenticato, perché negli anni 60 è successa un'altra cosa, che secondo me è contata, cioè che per la prima volta avevamo avuto all'interno della classe dirigente padronale, cioè all'interno del capitale, degli uomini, dei personaggi, insomma, che non erano così piuttosto eccezionali. Ne dico 4. Enrico Mattei, uomo potentissimo, che diventa appunto a capo, diciamo,
costruisce, diciamo, la forza e la potenza dell'ente petrolifero di Stato, dell'ENI, come dire, adotta una politica che di fatto costringe l'Italia ad adottare una politica estera di un certo tipo in favore dei movimenti di liberazione, in particolare del movimento di liberazione algerino, perché dice: se questo movimento riesce a ottenere l'indipendenza, a fare uno Stato indipendente, forse l'Algeria, grande produttore di petrolio, ci consentirà di acquistare da loro del petrolio a prezzi molto migliori di quelli a cui ci costringe di acquistarlo oggi le cosiddette sette sorelle, cioè le compagnie che controllavano allora il mercato del greggio. Questa cosa qui, portata, non dico avanti in maniera programmata e sistematica, ma insomma fa sì che negli anni 60 l'Italia diventa un paese appunto franco, cioè un paese aperto ai movimenti di liberazione, insomma, ai movimenti di liberazione del terzo mondo, perché quello è il periodo in cui, come dire, avviene nella politica mondiale la grande, come dire, presenza del cosiddetto movimento dei paesi non allineati. Siccome sono molti i paesi che in quel periodo lì si liberano dal giogo coloniale, acquistano la dipendenza, come acquistano la dipendenza ottengono un seggio all'ONU, e all'interno dell'ONU il movimento dei paesi non allineati diventa la terza forza rispetto ai paesi capitalisti e ai paesi comunisti. E questo movimento, ricordiamo, era, come i tre leader erano Nasser in Egitto, Nehru in India e il maresciallo Tito in Jugoslavia. Quindi Mattei, sappiamo poi che la pagherà caro, no? Se è vero sostanzialmente che sono stati i servizi segreti francesi che hanno fatto cadere il suo aereo. Altra sua personalità era Adriano Olivetti. Certo, Olivetti muore già nel 60, ma lascia in eredità, come dire, un'azienda che, come dire, si comportava sul mercato in maniera talmente diversa dalle altre aziende che la Confindustria è arrivata al punto di invitare i consumatori a sabotare i prodotti Olivetti. Rendete conto. E poi era riuscito, come dire, aveva avuto l'intuizione di lanciare, come dire, la sua azienda e quindi l'Italia nel mercato dell'elettronica, dell'informatica. Non c'è riuscito, però in ogni caso, come dire, se il primo personal computer della storia l'ha progettato un italiano, dell'Olivetti, insomma qualcosa è servito, no? Mi sembra. E comunque quell'esperienza dell'elettronica Olivetti, come dire, ha praticamente creato una generazione di manager che poi si sono sparsi appunto nelle altre aziende. Comunque è stata in ogni caso una grande esperienza. Ci sono oggi, addirittura oggi se ne fa una leggenda, ci sono alcuni che dicono non poteva andare avanti perché l'Italia non aveva i capitali necessari per industrializzare, no, quella invenzione. Quando tu avevi un'azienda come l'IBM, era difficile fargli concorrenza sostanzialmente, l'idea, insomma, soprattutto nel settore del mainframe, cioè le più grosse dei calcolatori. Terzo personaggio, Giovanni Pirelli. Giovanni Pirelli eredita, come dire, una dinastia, eredita una potenza industriale che si chiama Pirelli. Era primogenito e a questo punto dice al fratello minore: senti, io non ho voglia di occuparmi dell'azienda, te ne occupi tu. Io mi tengo una parte di soldi e li investo. E li ha investiti forse in una serie di attività culturali, politico-culturali, che sono tra le più innovative, diciamo, che sono state fatte, insomma. Pensate al suo contributo nella traduzione degli scritti di Fanon. Cioè, Fanon, il fatto che noi leggessimo, abbiamo conosciuto Fanon o altri scrittori, Amilcar Cabral e così via, significa che abbiamo, come dire, superato una visione eurocentrica dal punto di vista culturale, un salto enorme. Quarto personaggio, Gian Giacomo Feltrinelli, che oggi come oggi è scontato che era un terrorista, ma non solo terrorista, ma addirittura capostipite del terrorismo italiano. Cioè, io ho letto degli articoli, no, di illustri docenti universitari tedeschi che, per esempio, in un convegno organizzato, non so se addirittura
Ministeri degli Esteri, un incontro tra storici italiani e storici tedeschi alcuni anni fa, c'è stato uno di questi saggi scritti da questi docenti in cui si diceva Gian Giacomo Feltrinelli, cioè il padrino del terrorismo italiano. Gian Giacomo Feltrinelli è quello che ci ha regalato, come dire, uno dei più straordinari istituti, archivi e biblioteche sulla storia del movimento operaio d'Europa, cioè, che può essere paragonato soltanto all'Institute for Social History di Amsterdam. Insomma. Quindi creato, oltre ad aver creato una casa editrice, diciamo che è stata innovativa per più. Quindi il fatto che in questo periodo c'erano dei padroni, diciamo, dei capitalisti, non si può nemmeno dire illuminati, insomma, cioè che hanno portato un po' di innovazione. E se noi li paragoniamo con quella classe dirigente che abbiamo oggi, ne abbiamo parlato proprio qua, qualche sera fa, presentando un libro bellissimo che io vi consiglio di leggere, che si chiama Illusioni perdute. È un libro fatto da due persone, uno studioso, un altro un operatore finanziario, è stato dirigente di varie banche e così via, che danno un giudizio devastante sulla classe dirigente imprenditoriale di oggi. Devastante, ma ha ragione. Ora, paragonare appunto questa classe dirigente di oggi con quella degli anni 70, capite che, come dire, fa un po' di impressione. Quindi queste sono, diciamo, le due cose che hanno preparato un cambio d'atmosfera, diciamo, cioè una lotta operaia, perché dopo quella forte battaglia degli elettromeccanici, diciamo, c'è stato anche questo ha avuto un'enorme evoluzione del sindacato. Ne stavamo parlando con Sandro Antoniazzi, mi dispiace che stasera non ho potuto venire, perché da allora, quindi siamo nel 61-62, si è creata quella unità d'azione che non è mai diventata unità organica, cioè di nuovo confluenza, ma quel tipo di unità d'azione che ha retto per tutti gli anni 70 e senza il quale è impensabile, come dire, una durata e una tenuta delle lotte operaie, che ricordo sono state soprattutto forti nel settore industriale, però dopo, nella seconda metà degli anni 70, si sono estese ai servizi, si sono estese alla pubblica amministrazione, si sono estese agli ospedali, si sono estese alla scuola e così via. Quindi quando noi parliamo di anni 70, non dobbiamo pensare soltanto che questa cosa ha riguardato l'industria e la classe operaia, questa cosa ha riguardato, come dire, il lavoro in senso lato, lavoro pubblico, lavoro privato, lavoro di produzione, lavoro di servizio e così via. E quella è stata la sua grandezza. Naturalmente io, dire, per la mia storia sono legato a queste cose, perché in un modo o nell'altro ho avuto a che fare sia con Leni, il mio maestro Umberto Segre, era editorialista del Giorno, il giornale fondato da Mattei. Il mio primo incarico di insegnamento l'ho avuto alla Facoltà di Sociologia di Trento, che era stata fondata con i soldi della provincia autonoma di Trento e con i soldi dell'ENI. Mi ricordo un episodio, lo racconto, io insegnavo a Trento, e a Trento naturalmente sono partite le occupazioni, il movimento studentesco abbastanza presto, no? Quindi era molto forte, eccetera. A un certo punto c'era stato un incontro tra il movimento studentesco e il consiglio d'amministrazione, perché era ancora privata, non è stata riconosciuta dallo Stato, quindi c'era un consiglio d'amministrazione, io stesso avevo un contratto privato, ero pagato a ore, eccetera. E c'era appunto questa tavolata con, c'era Andreatta, c'erano i personaggi, eccetera, e c'era anche il presidente dell'ENI, Boldrini. E per fare colpo, no, gli studenti hanno cominciato, come dire, a gridare per 3 minuti d'orologio, c'è Guevara, questi qua stanno ad ascoltare, e poi finalmente prende la parola Boldrini e dice, ne ho sentito che voi, come dire, chiamavate, cioè, vi riferite a questo personaggio importante, Che Guevara, che io ho conosciuto personalmente, perché lui era ministro dell'industria a Cuba, quindi lui, come ENI, era andato a Cuba, quindi era l'unico lì dentro che aveva conosciuto Che Guevara. No? Era abbastanza divertente.
Quindi ho avuto a che fare con l'ENI, ho avuto a che fare con la Feltrinelli perché ho collaborato con loro per 30 anni, ho avuto a che fare con Olivetti perché ho lavorato 2 anni all'elettronica, proprio all'elettronica Olivetti, e in parte anche, diciamo, con le attività del réseau di soutien di Giovanni Pirelli, insomma, quindi sono anche legato personalmente a questa cosa. Ecco, questa, diciamo, quando arriva l'autunno caldo, quando arriva il 68, in particolare quando arriva il maggio francese, insomma, l'Italia è già un paese che ha cambiato, dove l'atmosfera era cambiata. E il maggio francese, direi, ha rappresentato una svolta molto grossa, soprattutto per il movimento studentesco, che era partito su posizioni anti-autoritarie, era partito molto, diciamo, sotto la suggestione della guerra del Vietnam, e quindi con una ideologia, chiamiamolo così, molto legata ai movimenti di liberazione, movimenti dell'indipendenza. Il maggio francese, nella quale appunto c'è questa unità tra classe operaia e studenti, dà uno scossone, e quindi, come dire, il movimento studentesco, che comunque aveva delle esperienze importanti già nelle fabbriche, mi ricordo a Trento, a Pisa, a Padova e così via, diciamo, si orienta molto, come dire, con un movimento che tutt'uno, se vogliamo, con la lotta operaia. Da lì poi inizia un momento chiave, quando si costituiscono il comitato di base alla Pirelli, e quindi naturalmente non è che ha diretto la lotta alla Pirelli, ma comunque ha dato una caratteristica, diciamo, molto, molto forte a questa fabbrica, che per Milano era importante per tutta Italia, perché si parla sempre del ruolo fondamentale dei metalmeccanici per tutti gli anni 70, no? La FIM, la FIOM, la Fiat e così via, eccetera. Ma l'altro settore che è stato assolutamente decisivo è stato il settore chimico. Cioè, tra le cose più straordinarie che sono state fatte dalla lotta operaia negli anni 70 è proprio questa cosa, diciamo, della lotta contro la nocività, della lotta per l'ambiente. E questa è nata, si è radicata soprattutto all'interno dell'industria chimica, nel settore chimico, perché era quello dove, come dire, le produzioni utilizzavano delle sostanze che potevano essere nocive, insomma. Mi ricordo, io insegnavo a Padova in quel periodo, poi parleremo anche delle 150 ore, non mi dimenticherò mai un giorno, appunto, durante le ore di ricevimento studenti, entra una figura che non riuscivo a capire se era uomo o donna, se aveva 70 anni, se ne aveva 30, e si siede lì, mi chiede della bibliografia, poi io volevo capire chi, e mi diceva: professore, io sono intossicato da piombo. Cioè, esatto, come era ridotto quest'uomo, e la INAI non gli aveva riconosciuto la malattia professionale. Intossicati da piombo come lui ce n'erano stati non so quanti. Quindi, diciamo, lavorare nell'industria chimica allora, e comunque lavorare in genere in fabbrica allora, era veramente dura. E da qui appunto la capacità straordinaria, capacità di operaia di riuscire a capire sostanzialmente, come dire, quali erano le dinamiche produttive. E quindi di dire: guardate che se noi riusciamo a intervenire sugli impianti in un certo modo, riusciamo almeno a evitare che la gente muoia. E quindi questa è stata una grandissima, come dire, la costruzione, che secondo me poi è stata la costruzione del vero ambientalismo, cioè legato alla questione anche del clima e così via, eccetera. È nata tutto da queste lotte all'interno del settore chimico. E questo dà, di nuovo, rafforza enormemente la mia tesi, appunto, che gli anni 70 sono importanti e decisivi, non perché sono stati gli anni di piombo, ma perché sono stati gli anni, appunto, di questa, come dire, emancipazione operaia, che ha prodotto una nuova scienza. Insomma. Io mi fermerei qui e vi darei appuntamento a lunedì prossimo. Insomma. Grazie.
parte. Ok, volevo chiedere se c'è qualche domanda, se magari qualche minuto possiamo. 1960, la tua tesi, io sostanzialmente la condivido, la cosa del elettromeccanico è il punto decisivo, però stabilirei un nesso più con luglio 60, mi sembra, perché certo Genova, come dire, però è stato un fenomeno nazionale, cioè Reggio Emilia, la Sicilia, insomma c'era qualcosa nell'aria profonda, insomma, ecco, qualcosa nell'aria di un'Italia che stava cambiando, stava cominciando a cambiare l'umore, che poi ha avuto la sua prima manifestazione radicale in quell'incredibile vicenda degli elettromeccanici, che tra l'altro è interessantissima. Io ci abbiamo dedicato un po' di tempo in varie tappe e finalmente ho capito qualcosa di quella vicenda. La cosa che più mi ha colpito è il fatto che i due protagonisti di quella vicenda sono stati Carniti e Sacchi. Carniti era un ragazzino allora. Sacchi, la cosa che mi ha colpito, io non avrei mai immaginato in vita mia che Sacchi potesse essere protagonista di quella vicenda, perché avendo io conosciuto tardi e vedo il capo dei cabulisti, vederlo dentro quella vicenda mi ha lasciato estremamente sbalordito, perché vuol dire anche come quella vicenda ha cambiato anche il PC, perché da lì cominciò un cambiamento profondo anche non solo sindacale ma politico, insomma. Allora io poi ho tratto questa lettura da quella vicenda interessantissima a cui tu giustamente hai focalizzato adesso, quindi è centrata quella cosa. Sì, ma voglio dire, l'ho incontrato anch'io, Sacchi, quando ho ricostruito. C'è una storia incredibile, cioè lui faceva parte di questo gruppo che veniva chiamato degli stalinisti, che è stato emarginato dal PC. E allora hanno detto, dov'è che li mettiamo sti qua perché non rompano le scatole? No, mandati al sindacato. E questi qui, diciamo, gli hanno piantato quella cosa lì, per cui all'inizio, e questo me lo confermava anche chi allora dirigeva la FGC, insomma, no? All'inizio il partito era abbastanza diffidente nei confronti di questa lotta, dice, non è che sarà una manovra di questi per riacquistare, no, la leggevano quasi ancora, no? Non avevano capito, insomma, che era c'era qualcosa di completamente nuovo nella soggettività operaia, pensavano che fosse una manovra politica, insomma, no? No, ma c'erano dei personaggi incredibili. E la cosa che appunto mi ha raccontato Sandro Antoniazzi, che Carniti e questi cattolici della FIM si incontravano con questi cosiddetti stalinisti in una trattoria sulla Paulese, perché non li voleva, per non farsi vedere, no? Credo, non ricordo il nome di trattoria, pare che esiste ancora. Cioè si incontravano quelli clandestinamente, cattolici e comunisti, no? Che si stimavano moltissimo reciprocamente, poi facevano dei patti che mantenevano, come dire, al millimetro, quindi si è stabilito anche un'unità umana, insomma, cioè proprio che ha contato moltissimo. Carniti, lui dice in interviste, anche che c'è stato questo libro pubblicato sulla sua figura, lui dice che lui è di Cremona, di avere frequentato Danilo Montaldi, cioè di avere in qualche misura avuto sentore di questo, diciamo, nuovo modo in cui, diciamo, i comunisti eretici, no? Come lo era Danilo, insomma, no? Vedevano e intuivano la novità, diciamo, che si stava. Quindi questo fatto che Carniti deve aver avuto un piccolo imprinting da parte di un personaggio come Montaldi è abbastanza significativo, perché poi Montaldi è stato importantissimo nella nostra formazione, nella formazione dei Quaderni Rossi, dei Quaderni Piacentini, così, è un personaggio centrale, insomma, no? Molto spesso anche lui dimenticato, che ha fatto poi questa fine, non è mai stata spiegata, no? Se è stato un incidente oppure no, insomma, no? E così via. E quindi sarebbero tantissime le storie da ricordare, ma quella storia lì, mi ricordo, l'abbiamo fatto l'intervista a un altro dei leader di quella lotta lì, oltre a Carniti e a Sacchi, era Antonio Costa, che poi è diventato uno dei fondatori del PSIUP, me lo ricordo, avevo in testa ai cortei, no? Quando l'abbiamo intervistato qualche anno fa,
lui proprio sottolineava la questione delle donne, no? Cioè, lì siamo trovati, soprattutto alla Siemens, di fronte a un protagonismo femminile. Prima era molto difficile farle superare, poi alla fine si sono messe alla testa, non volevano mollare, insomma. Quindi veramente un sacco di cambiamenti, insomma, importanti. Ok, allora, niente, ringraziamo Sergio Bologna e diamo appuntamento a lunedì prossimo per la, diciamo, il secondo incontro di questo seminario. Grazie. Grazie.